Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Elderborn, un gioco che costa 12,49 € su Steam, uscito ufficialmente il 20 di gennaio del 2020, quindi da oltre un anno, ma che è stato di recente tradotto anche in italiano. Quindi, non che in un gioco, perché vi dico subito, è uno shooter in prima persona con dungeon, mostri e tanto metal, come sentite in sottofondo. E non che serva, però insomma, per goderci magari meglio la storia può essere sempre utile. Si può scegliere uno dei due personaggi, io vado a scegliere lui, anche se lei, boh. La difficoltà normale, abbiamo l'Iron Man, no, perché c'è la morte permanente, quindi la nostra morte porterebbe direttamente alla cancellazione del save game. Ora c'è l'introduzione, dovrebbe essere anche abbastanza lunga, quanto ricordo. Ci sono state raccontate leggende sul giorno in cui il cielo è caduto. Il mondo si riempì di morte e disperazione, mentre la terra dei nostri antenati si trasformava in cenere. Ma le tribù, noi siamo sopravvissuti. Al centro di tutta la distruzione è una potente città sorse nel deserto. Jormung. Alimentata dallo strano potere che fluiva dalla tempesta infinita sopra di essa, rimase indomita. Sì, non ho letto bene in questa frase, ma va bene. Jormung e la sua armata d'oro flagellarono il regno per secoli, le tribù lavoravano duramente, obbligate, schiavizzate e oppresse dalla sua incessante presa. His name, Janos. Un eroe consacrato agli anziani, un gigante tra gli uomini. Si può saltare, vedete, se aspettiamo la fine del... I guerrieri di Janos non fecero mai ritorno, una città tacque sigillata, dormiente per secoli a guardia dei suoi misteri e tesori. Cioè fuori succede di tutto, la città è sigillata. I nostri anziani sono i custodi del passato, ci dicono che la città possiede un grande tesoro, il segreto dell'eterna giovinezza, e loro cercano di ottenere quel potere. È un po' anche, non so dire se cyberpunk o no, steampunk. No, però... sembra un medioevo sporco, come si definisce. In trial by combat. Ok. Ah, praticamente lui e lei si sfidano. Ho battuto i miei fratelli e sorelle in questa generazione. La missione sacra è mia. Quindi lui avrà la missione sacra. Ha battuto lei. Poi sarebbe andata diversamente se avessimo scelto lei. A logica. Vabbè, dai, iniziamo, va. Non vi voglio spoilerare la storia perché siamo qua per vedere com'è il gioco. Perché l'ho già visto, il combat non mi sembra nemmeno male, però vediamo un attimino come ce la caviamo. La grafica è un pochino così, un po' quella di Idronir, un po' meglio. Vedete che poi possiamo andare a vedere con il tasto tab il menu con la lore, tutto quello che abbiamo scoperto, 32 oggetti da scoprire, i nemici, ce ne sono 23, varie sfide, il tutorial... E così via. E poi qua invece abbiamo la potenza, la velocità, la resistenza che possiamo andare a potenziare. Tiro il motore per interagire con gli oggetti. Tiro la leva. E adesso sono andato a combattere. Attiva E una, con un tasto E una fontana per salvare. Ok. Eccola qua. La fontana è attiva, ti guarisce e riporta in vita i nemici caduti. Ok. Anche qua ormai ha fatto scuola questo tipo di gioco, dove se salvi recuperi la vita ma anche i nemici. Left shift per scattare e può darci anche la carica. E che è successo? Ma scusa, perché mi ha fatto... Ah, ma sono finito su una trappola, non me ne sono manco accorto. Ah, sì, è vero, sono morto ed è partita quella smetallata lì. Perché se faccio l'attacco... Ah, ok, sono morto proprio... Io carico e poi... Ok, figo. Ok, no, sono finito sopra qua prima.
Infatti mi hanno ucciso le queste. Vabbè, allora, tieni premuto pesante, cioè tieni premuto per l'attacco pesante e colpo semplice per l'attacco leggero. Abbiamo scoperto un nuovo guerriero ferale, ok, nemico, con la descrizione, carina come cosa. Bah, vita non ne ho, quindi... Persa, quindi tieni premuto il tasto destro per bloccare gli attacchi in arrivo. Ok, vediamo. Ok, non mi piace tanto il modo in cui vanno giù, però qui richiede una chiave. Ok, adesso credo la troveremo a breve. F per calciare il nemico. What? Ah, questa è Sparta. Ok, no, mi ricorda anche, cavoli, come si chiama? Dark Messiah of Magic anche. Ok, calciando rompiamo la guardia nemica e poi lo possiamo attaccare. Ok, porta scudo ferale, questo è un altro nemico. Recuperiamo... Ah, ok, recuperiamo, vedete le barre blu che sono alla fine l'esperienza. Va bene, potrebbe essere utile, infatti abbiamo trovato una chiave, non c'è nient'altro. Ma per tornare su non ho idea di come fare. Quindi, che dobbiamo fare? Il giro di qua. No, direi di no. Ah, ci aggrappiamo. Non me lo aspettavo. Pensavo fosse molto più ingessato come un movimento. Invece no. Ah, recuperiamo esperienze. Usiamo la chiave. Il pattern di attacco è di due colpi, quindi uno, due, calcio. Devo cercare di non tirarmeli tutti e due addosso. Ok, è andato. Aio! Questo è un nuovo nemico. Almeno era un arciere, non li ho ancora visti, ma va bene. E raccolgo la fiala, le fiale. Quindi abbiamo la tasto R per curarci, cosa che faccio immediatamente perché siamo praticamente a fine vita. Andiamo avanti, vediamo che cosa il gioco tiene in serbo per noi. Qua abbiamo un'altra chiave che credo serva per aprire quella porta lì, però prima vorrei fare un po' di pulizia. Di questo gioco ringrazio Ocean Caster che me lo ha regalato. Adesso vediamo se la fontana. Ok, no, mi ha guarito, ma non mi ha restituito la fialetta persa. Quindi probabilmente abbattendo i nemici dovremmo recuperare un pochino di quella fiala lì. Dobbiamo fare attenzione alle trappole. Perché questo è morto così male? Ecco perché. Sì, infatti, più abbattete i nemici, più recuperate le fiale che consumate. Un meccanismo sta funzionando nelle vicinanze, infatti prendo questo. Guadagnato 200 di essenza. E si è attivato un altro meccanismo. Ah, sparano le frecce, ci sono quelli lì che sparano. Ok, figo. Vabbè, torniamo indietro. Ah no, si sono aperti questi. Ok. Beh, fatemi. Beh, finché non hanno scudi particolari, li attacco così. Aspetto di recuperare l'ultima fiala. Questa, ribadisco, è ancora Sparta. Anche lei, pieno di bubboni. Vuole giù, vuole giù, vuole giù anche lei. Scusi, permette. Ok, di là c'è qualcosa. Aspetta che faccio un po' di spazio perché qua si cade di sotto. Cos'è questo? Essenze. Ma che cavolo si va di sopra qua? Si sale. Io mi sarei ributtato giù invece. Però mi sa che buttandoli giù non avremo le essenze in premio. Quindi preferisco abbatterli subito.
Allora, mi curo, prima cosa. Dovrei rompergli la guardia, ma ci riesco già controbattendo al momento giusto. Ok, si sale di qua. Ho completato già una sfida senza saperlo. Adesso andiamo a vedere di che cosa consiste. Intanto stiamo continuando a prendere. Vediamo un po' che sfida abbiamo completato. Maestro della vecchia spada. Blocca con successo degli attacchi con la vecchia spada. Ok. 200 di essenza. Ormai ne abbiamo già un bel po'. Se io lo butto giù. Ah no, me la lascia qua. Ok, no. Anche se li butto di sotto, l'essenza rimane vicino a me del nemico morto. Quindi mi sta bene anche buttarli giù. Anche perché è divertente. Tanto ho già praticamente recuperato tutta la fiala che avevo già consumato poco fa. E anche se temo che a breve dovrò riusarla. Aspetta che le do un aiutino, eh. Ok. Ok, stiamo continuando. Venga, venga, scusi, perdoni, che le do un... No, scusi, ok. Finché mi fanno il livello tutto... E lei? Ah, ok. Oddio, tornano tutti in vita. Vabbè, adesso mi curo perché non si sa mai che cosa possa succedere. Non si colpiscono tra di loro però, mannaggia. Vabbè, intanto riesco ad abbatterli anche un po' ad cazzo così. Prendo essenze. Ho sbloccato un obiettivo Steam che si chiama Tomb Raider, ma non so che cosa. Non ho ancora fatto un attacco potente. Però io continuo a salire questa bellissima, tra l'altro niente da dire sull'ambientazione perché veramente fa venire i brividi, ricorda le miniere di Shadow of War. Sì, decisamente sì. Shadow of War che tra l'altro dovrei un giorno, credo, giocarmi come si deve. Scusi, lei lei mi fa sempre il doppio attacco però, eh? Sempre doppio e io controbatto. Scusi, vada giù un secondo che devo finire qua. Grazie. Ma c'è qualcuno che mi sta sparando? Inizia a smetallare. Fatemi vedere anche di sotto perché secondo me è bellissimo questo zoppica. Ma avete finito voi? Quanti... Boyermond, che botta che mi ha dato! Ok. Ok, fatemi vedere giù. Giù non c'è granché, però su. Figo. Vabbè, vediamo fin dove si va a finire qui. Siete andati là. Guardate come siete belli tutti lì così in serie. Adesso vi do un calcione al primo che butta giù anche tutti gli altri. Aio! L'ho ucciso a calci. Bello anche il tempismo per resistere ai colpi. È un po' troppo easy dargli calci. Spero non sia tutto a burroni il gioco, perché sennò qua ho trovato la cosa più divertente da fare. Oddio, quanti siete voi. Adesso scusate, ma vorrei sistemare. Ok, il socio qua. Un po', devo dire, un po' forse ridondante un po' questa cosa. Stiamo andando avanti. È però un gioco comunque in cui magari è l'ideale a chi vuole sfogare un po' qualcosa che ha dentro di sé e vuole picchiare, picchiare, picchiare senza stare eccessivamente a pensare. Quindi non è così male. Ovvio che io sono qua in cerca di magari novità, di qualcosa di intrigante, e qua si continua a combattere. Si continua ad andare avanti e combattere. Attivo la fontana, premi tab per salire di livello. Premi per continuare. Ok, la fontana era attiva.
Per mod tab per salire di livello io vado sulla potenza perché vorrei carica decapitazione, voglio la decapitazione. Tieni premuto su un nemico caduto per la tua potenza è scarsa e bisogna di 5 in più in potenza. Ah, ok. Quindi schiacciamento. Ah, metto il più. Ah, ma non me lo fa fare. No, al momento no. Non mi fa potenziare. No, non me lo fa mettere. Mi sa che non ho ancora abbastanza. No. Vabbè, non so dove devo andare perché qui non ci sono leve, non c'è nulla. Quindi torniamo indietro. Cos'è questo? Musica, non voglio il ban per copyright. Però noi siamo arrivati da là e di qua dove si va? Qua si bisogna. Ah, eccola qua, la leva. Ma chi è che? Ok, abbiamo aperto la porta sulla. Eccolo lì, vabbè, stai lì, tanto io vado avanti. No, l'ambientazione è molto bella, mi piace molto. Questi effetti di luce, questi riflessi qui, non è male. 12,40€ non è tantissimo. Poi ovvio se siete degli fanatici dell'hack and slash in prima persona lo prendete, se no anche scontato magari tenete d'occhio. A vedere se può essere carino. Ok, questo. Perché comunque anche tecnicamente non mi sembra affatto malaccio. Poi io non me ne intendo di tecnica nel videogioco, però un po' facilina la cosa del buttare giù, però stiamo giocando comunque tra tutte alle difficoltà più facili. Ok, e questo è crollato, però di là c'è qualcosa. Ok, 200 di essenza, c'è una leva lì. No, non c'è una leva, scherzavo. C'è questa cosa qui che non so cosa sia, però di qua non si può andare. Romperlo chiederà uno strumento più pesante. E quindi posso potenziarmi? No. Punti ferite, essenza del potere. Non posso potenziare assolutamente niente. No. Devi stare vicino al santuario. Ah! Sono un pirla. Sono un pirla perché lì, ok, mi serve qualcosa di più potente per aprirlo, no? Quindi salto giù. E andiamo a un santuario a sto punto, no? E quindi andiamo qua. Tra l'altro, qua si può andare sotto! Vabbè, sono ripartito da qui, poco più avanti. Allora, vediamo un po'. Sì, posso potenziare? Non è abbastanza essenza per salire di livello. Per forza l'ho persa. Mi sono arenati tutti i nemici. Ma io sono morto qua vicino. Ah, eccola qua. Ho recuperato 12.500 di essenza. Quindi direi che ha voglia. Allora. Oh, potenza. Quanta ne posso alzare? Ok, e adesso prendo decapitazione. Bene. Ah, la consumo così. Che spettacolo. Va bene. Allora, dice che devo andare. Vabbè, torniamo su, cerchiamo di capire come funziona questa zona qua. Perché da qua si poteva scendere. Sono anche un po' coglione io, effettivamente, eh. Però mi ha tenuto potenziamenti, quindi ho perso niente, però.
Adesso io mi domando, ma sono già due volte che finisco giù nello stesso posto. Non c'è un modo di scendere? Sì, da qui. Magari c'è il martello qua, eh? Ho un'altra arma per poter. Infatti, vedete che col mouse, ruotandola, raccogli. Eccola qua, maestro della lancia. Ti è venuto Q per cambiare arma. Ah, ok, ma anche questo. Ok. Però mi domando, ma. Ok, no. Questo cos'è? Leggi. Interessante. Vabbè, prendo anche questo. Anime. E a sto punto, oddio, c'è anche una zona qui. Premere B per subire un attacco a parare. Seguito contrattacco. Ma cos'è questo? Scusate, ma. Ah, è morto già. Ok. Ma è una catacomba questa. Boia. Anime. Andiamo. Anime anche qui. Anime ovunque. Chissà cosa c'è qua? Perché in alto mi diceva che non potevo. Iniziamo a smetallare. Intanto stanno combattendo tra di loro e io li lascio fare. Cioè, io posso decapitazione e poi ho la testa in mano che posso lanciare. Ah, non serve assolutamente a niente. No, forse magari esplosiva. Però sta iniziando a smetallare la musica. Andiamo giù. Marano. Pensavo fosse un boss, invece sono diversi di questi, quindi abbiamo abbastanza di fretta per vedere dove andrà a parare il gioco, perché stiamo andando sotto nelle fauci del Monte Fato e sono morto. E sono tremendamente morto. Ragazzi, il gioco Elderborn non mi sembra assolutamente male. Ovviamente lo ritengo un must per gli appassionati. Aspettate un po'. Aspettate un po'. A parte che ho perso tutto e va bene. Però se io saltassi giù, non qui, ma se saltassi giù là, non c'è mica una fontana per saltare. No, ma si muove comunque, quindi va bene, va bene. Va bene, questa era Elderborn. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!